Focus ovviamente sulla situazione di Colle Atterrato, non facile perché lì si concentra tanta problematica per quanto riguarda appunto gli sfollati. Sì, le problematiche sono tante, la ricostruzione non parte, gli alloggi sono tanti, gli sfollati sono tanti, sono arrabbiati e vivono una condizione di precarietà costante tutti i giorni. C'è gente che a persone gli è stata tolta la dignità dell'abitazione. C'è gente anziana che forse non rivedrà mai le proprie abitazioni perché ad oggi stenta a partire. La regione ha abbandonato completamente il nostro quartiere, ha abbandonato Colle Atterrato come tutta la provincia di Teramo, ma in particolar modo il nostro quartiere soffre anche la mancanza di popolazione, quindi tutti gli esercenti, gli esercizi commerciali che nonostante tutto ancora oggi combattono e provano a portare avanti un servizio importante per la collettività, ma per rimanere accesi, per rimanere vivi in un quartiere che presenta potenzialità e caratteristiche eccezionali. Noi chiediamo semplicemente di migliorare, di iniziare la ricostruzione e soprattutto dare dei tempi certi e dire alle persone quali sono le tempistiche e cosa verrà fatto. Il CAS è semplicemente un palliativo, diciamo, perché dà la possibilità a quelle persone di permettersi un affitto. Semplicemente questo dà la possibilità di dare un tetto alle persone perché oggi il tetto non ce l'hanno, un tetto privato, personale di proprietà. C'è anche una demolizione annunciata a Colle Atterrato, però di fatto ancora mai partita. Guardi, sì, leggiamo noi la stampa e vediamo che comunque è stato annunciato l'abbattimento di quattro palazzine che ad oggi ancora non inizia, però ci saranno dei tempi tecnici, insomma, per iniziare questi lavori. La domanda forse è un'altra, ma i progetti ci sono? I progetti sono stati approvati dall'USR? Sono stati mandati all'USR? L'USR ha recepito qualche particolare del progetto e soprattutto anche lì le tempistiche? Noi vogliamo essere al corrente di queste cose. Non è possibile che 7 anni queste persone vivano in incertezza totale. Il grido è forte, il grido è d'allarme, gente disperata, perché noi dobbiamo vedere anche il contesto sociale in cui sono ubicati questi edifici. E il contesto sociale di un quartiere popoloso e popolare lo possiamo immaginare che comunque è difficile, non economicamente elevato, ecco.